Vi presento i miei compagni di classe. Sono proprio fantastici. Questa è Giovanna. Di lei ci si può fidare. Maria Elena è tanto buona. Marco è sapientone, è il primo della classe. Anna è tenera e simpatica. Insomma, la mia classe sarebbe proprio perfetta se non ci fosse il mio terribile fratello gemello. Francesco è uno sfaticato e cerca mille soluzioni per non lavorare. Senti, ce l'hai a cavallo! Grazie! Silenzio! Avanti, non tagliare! Il compito non è difficile, per cui ognuno al suo posto. Avanti. Francesco, hai proprio la testa fra le nuvole. Su, avanti. Aiutaci! Che hai avuto? 4. Devo averti passato il foglio sbagliato. Sai, ho la testa tra le nuvole. L'interrogazione di oggi, grazie a Francesco, è stata un disastro. Allora, vediamo un po'. Giulia, Giulia, sentiamo te, vieni. Ok, Giulia, dimmi un argomento a piacere. Alleluia, alleluia. Avanti. Giorno extra. Buongiorno. La bella firma qua sopra qua? Sì, subito. Lasciare, si è fatto tardi. Ciao. Ha studiato tutto, tranne lavorare il Peloponneso. Vabbè, tanto la maestra non lo chiede mai. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Maestra, ma oggi non si portava la guerra del Peloponneso? Certo che si portava. Anzi, Giulia, iniziamo proprio da questo. Sai, ho la testa tra le nuvole. Non ne posso proprio più di mio fratello. Ci vorrebbe una soluzione.
Chi sei? Le streghe non esistono. Interroghiamo Francesco. Allora, Francesco, una domanda di scienze. Parlami del cane. Ma mi prendi in giro? Questo è un trucco che molto probabilmente non hai studiato. Non c'è proprio niente da fare. Sei un asino, vai a posto. Francesco, cavallo! Te lo meriti, guarda che cosa hai bevuto. Pozione per copione puzzone. Ti prego, Giulia, aiutami! Ti aiuterò solo se prometti di non farmi più scherzi. Prometto! Giuri? Giuro! Ho trovato la cura. Se vuoi guarire, devi produrre e bere sudore da secchione. E adesso, studia. Dell'atmosfera è necessario trovare tanti complementi come complemento di luogo, complemento di oggetto. Apri la bocca. Francesco, asino. Asino. Sono guarito!